chuta de Neymar, gol! Keylor, però no pot evitar el gol. Gol del Barça. Gol d'un Neymar, gol d'un Neymar, gol d'un Neymar. Real Madrid 0, Barça 2. Corrent com una esperitant Neymar també cap al corner, arribat allà, saltat, girant sobre ell mateix, mentre tots els companys també corrien. Que sempre surt, sempre ve a buscar la pilota aquí. És que la pressió aquella sobre Busquets ha durat 10 minuts, sí, els 10 primers minuts de partit. Neymar amb Rakitic, Rakitic amb Iniesta, Iniesta amb temps per pensar per dins, fa la passada per Neymar, Neymar l'esperó per Iniesta, xut Iniesta, gol! Gol! Fent una exhibició al Bernabéu, gol del capità, gol de l'home que està dirigint l'equip, gol del rei del tempo, gol de l'elegància feta a futbol, gol d'Andrés Iniesta, paret entre Iniesta i Neymar, assistència d'un Neymar d'esperó i la rematada d'Iniesta a la creueta, gol de Barça, gol de Barça, exhibició d'Andrés Iniesta, Real Madrid 0, Barça 3. I el Manxeca ho ha celebrat fent la pipa, dedicant el gol a la Valèria i al Pol André, als seus fills, aquest gol d'Andrés Iniesta, que ha celebrat també molt amb el puny i pràctic. Mira, mira, l'Esperó compta amb la cama, compta amb la cama ara, que aquest és Benzema, que ja sabem que del Terrat fa una passada per Messi, per Alba, Alba amb Luis Suárez, ara sí que l'has de fer, eh? Ara sí que l'has de fer, pica la pilota, gol! 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 Picadita, picadita, picadita del matador. Picadita, picadita, picadita del matador. Picadeta, 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 picadeta de Luisito. Gol del Barça, gol del Barça, gol del Barça, gol del Barça. Gol del Barça, gol del Barça, gol del Barça. Apareix Messi entre línies, fa una passada perquè rebi en una posició poc habitual en ell, Alba, Alba en profunditat per Luisito, que espera que caigui a terra Keylor Navas, i picadita, picadeta, picadita, picadeta, picadita, picadeta, gol! Gol de Barça, gol de Luisito, Real Madrid 0, Barça 1, 2, 3, 4! Luis Suárez, que s'ha llançat de genoll sobre la gespa del Bernabéu amb els braços ben oberts davant els aficionats del Real Madrid per celebrar un altre gol al quart del Barça. Baseball player back in high school. He could throw that speedball fire, make you look like a fool.
Eccoci che siamo ritornati in diretta su www.radionomafutura.it. Siamo tornati. Questa è Radio Barça Italia, ricordo l'unica radio, l'unica trasmissione che parla del Barça in lingua italiana, che è condotta, prodotta e organizzata da pignisti, soci, tifosi, qualunque culés di lingua italiana. Allora, Alberto, qui a radioromafutura.it. Esattamente. Allora, abbiamo il piacere di avere per la prima volta in collegamento telefonico con noi Luca Gargioni. Ciao Luca. Ciao Luca. Ciao a tutti. Ciao Alberto. Allora, Luca è un barcellonista che vive a Brescia, no? In provincia di Brescia, se non mi sbaglio. Giusto, giusto. Perfetto. Un barcellonista di nuova data, di poco, cioè, no, che mi sono affezionato soprattutto in questi ultimi anni, vabbè, ultimi sono un bel po', però certo. Ce lo vogliamo. E che insomma Luca ha già avuto una bella esperienza, io e Alberto abbiamo avuto il piacere di conoscerlo nella trasferta, cioè nella trasferta al Camp Nou, quando quarto di finale di andata con l'Atletico Madrid, lui era presente insieme a David Mulas e diciamo insomma la sua prima esperienza, caro Davide e caro Luca, è stata una gran bella esperienza. Poi certo il ritorno non è andato bene, però insomma Barça ha vinto con due gol del Charrua, hai visto vibrare il Camp Nou, insomma è in certe partite non è mai facile, e poi una partita di Champions, ecco, quella è stata la tua prima partita. Che sensazioni hai avuto? Allora, contando e partendo dal presupposto che le sensazioni e le emozioni che vivo io sono allo stadio di Brescia, quindi perché sono abbonato, certo, a Brescia, certo. Trovarmi davanti a 90.000 persone, tutte che cantano per un'unica squadra, 11 alieni in campo, è stata veramente una cosa allucinante. Dopo ho trovato anche una buonissima compagnia, sia quella durante la partita che la di Cristian, Davide e la Rebecca, e sia anche dopo, che ho avuto la fortuna di conoscere sia te che Alberto e anche Joachim e Cesc, sì. due splendide persone loro, come te e Alberto. È stata veramente una roba allucinante, penso indescrivibile, una cosa che voglio rivivere sicuramente, perché penso che del quando vai una volta al Camp Nou non puoi fermarti, secondo me, poi dipende da tutto. No, ma sono veramente ti innamori. Ti innamori. No, insomma, grazie per le belle parole che c'è. Senti Luca, che stagione tu ritieni abbia fatto il Barça? Sei soddisfatto, sei felice, sei contento di questa vittoria del doplete, o pensi che la Champions ancora lascia l'amaro in bocca, specialmente dopo la vittoria del Madrid? Allora, lascia l'amaro in bocca per due motivi, sia per la vittoria del Madrid, che permette a molti madridisti / fanboy di Ronaldo di parlare e dire ancora una volta più decisivo di qua di là, principalmente per questo motivo, che sinceramente hanno vinto una Champions con molta fortuna, sia sorteggi sia finale, quindi preferisco evitare, che è meglio, perché alla fine non l'anno scorso ce la siamo sfidata, allora non mi sembra così tanto. Sorvolando questo, mi dispiace perché siamo usciti male noi, ci siamo andati da Calderone a fare la partita e l'abbiamo subito. Purtroppo succedono anche queste cose, ma come si dice, non è sempre festa, e quindi anche il dobletto è un grandissimo risultato, soprattutto dominando una liga e non avendo secondo me avversari in Coppa del Re, perché in questi liga siamo stati in 10-70 minuti, ma non li abbiamo sentiti, cioè abbiamo sofferto, però alla fine siamo riusciti a vincere di 0. Secondo me è stata una stagione molto molto sufficiente, anzi buona, 7-7,5 tutto tranquillamente. Beh, io penso che sia giusta la tua analisi. Senti, invece, come è stato? Tu hai detto prima che sei da poco, no? Che più o meno che hai questa passione per il Barça. Com'è stato poi incontrare altri barcellonisti che vivono vicino a te? Pensa a Davide, pensa a Rebecca,
Com'è stato, insomma? Allora, è stata una bella esperienza, perché ricordo che io sono entrato nel gruppo di Facebook all'incirca un anno fa, penso. Pian piano ho imparato commentando, pubblicando, così a conoscere un po' tutti. Principalmente Davide, quindi Davide l'ho conosciuto anche su un gruppo di WhatsApp in cui c'era una migliaia di persone, fino a finire in quello in cui alla fine siamo in pochi, tra virgolette, che tra l'altro saluto tutti, saluto Valeria, Davide, Cristian, la mia amicissima Giusy, che anche lei è bellissima, dopo che settimana scorsa me l'ha detto. E che mi sono dimenticato di salutare. E comunque, lasciando questo, Davide mi ricordo che una volta mi propose di andare al Camp Nou. Sì. E io naturalmente non potevo fare altro che accettare, e appena si è capitata l'occasione, grazie anche al magico Sergio, che saluto adesso, perché è lui che ha preso i biglietti e che mi ha permesso di vivere questa fantastica esperienza. Quindi grande Sergio ancora una volta. E vabbè, è stata un'esperienza molto bella, anche perché ho preso praticamente da Brescia da solo, mi sono trovato là con loro. Molti dei miei amici mi hanno detto: ma sei matto, non li conosci neanche. E gli ho detto: guarda, tanto vale la pena rischiare. Guarda, è stato bello rischiare, perché ho trovato bellissime persone. Dopo, per quanto riguarda l'esperienza, ho conosciuto altri barcellonisti, altri comunque catalani, doc come Cesc e Joachim, però è stata un'altra esperienza, perché prima conoscevo solo il mondo braurano calcistico.